Lo sapevi che nell'utero forse non eri da solo? Sì, insieme a te potrebbe esserci stato un fratellino o una sorellina che poi non è riuscito a nascere. Questo fatto sembra incredibile, ma è ormai sempre più accertato. E più passano gli anni, più ci sono anche evidenze del fatto che quando questo avviene lascia anche conseguenze sul piano psichico, emozionale e spirituale. A tutto questo è stato dato un nome molto particolare, sindrome del gemello scomparso. Ma quali sono le conseguenze che lascia? Ne parliamo in questo video. Caro amico o amica, benvenuto a questo nuovo video. Se ancora non mi conosci, io sono Elvio e su questo canale parlo di crescita personale e di spiritualità. Oggi lo facciamo andando a parlare di un tema che è appunto molto importante, sia nel mondo delle costellazioni familiari, ma più in generale nella vita delle persone, che è appunto la sindrome del gemello scomparso. La scoperta di questa sindrome la dobbiamo a Bettina e Alfred Austermann, che sono stati in realtà gli autori del primo libro in cui se ne è parlato, un libro a mio avviso molto molto importante, quindi prosegui nella visione del video perché te ne parlerò verso la fine. Prima abbiamo delle cose più importanti da dirci. La sindrome del gemello scomparso parte proprio da una scoperta, ovvero dal fatto che mentre i parti gemellari sono relativamente rari, cioè non ci sono in giro così tanti gemelli, può invece capitare molto molto più di frequente che nella pancia durante la gravidanza ci sia un fratellino, una sorellina o a volte anche più di uno, solo che questo poi non riesce a nascere. Tutta questa prima parte è già stata ampiamente documentata. Anche nel libro che ti ho citato ci sono immagini delle ecografie che fanno vedere questa situazione. Quello che invece non si conosceva sono tutte le conseguenze che ci sono, appunto, a livello dell'anima, a livello di come poi viviamo la vita quando nella pancia abbiamo avuto un gemello che poi non è nato. Il gemello superstite, cioè il bambino che nasce, può sviluppare una serie di sintomi, una serie di stati d'animo che sono molto difficili da spiegare e anche da sanare, proprio perché la loro origine sembra ignota, ignota almeno fino a quando non viene rivelata la presenza del gemello. Viene rivelata proprio, ad esempio, in una costellazione familiare. Nella mia esperienza con le costellazioni familiari mi è capitato tantissime volte di lavorare con chi aveva questa sindrome, la sindrome del gemello scomparso. Ed è impressionante notare quanto siano simili i sintomi, quanto siano simili le emozioni, il sentire delle persone che vivono questa sindrome. I sintomi sono veramente tanti e abbracciano tanti ambiti della vita diversi e per questo te li voglio elencare tra un attimo. Ci arriveremo con calma e sarà importante arrivarci perché nominarli, elencarli uno a uno, sarà importante in modo che ciascuno potrà vedere se si riconosce in uno di questi sintomi. Prima però vorrei proprio analizzare il perché avviene questa sindrome, come si viene a creare, come è possibile che questo avvenga. La perdita del gemello avviene solitamente nelle prime settimane di vita. Razionalmente la prima domanda che ci nasce è: ok, ma io come farei poi a stare male, a sviluppare addirittura dei sintomi per qualcosa che non posso ricordare? Una prima risposta a questa domanda è che esistono vari tipi di memorie. Non esiste solo la memoria che conosciamo, più logica, razionale, in cui ricordiamo immagini, ricordiamo nomi e così via. Esistono anche memorie che sono legate proprio ai primi momenti della vita, come ad esempio la memoria limbica.
A parte questo, però, c'è una spiegazione che abbraccia proprio l'ambito della spiritualità. Se ci sono due embrioni a livello spirituale, significa anche che ci sono due anime. E se ci sono due anime che si trovano proprio lì, proprio nella pancia, insieme, in lizza, in attesa per la vita, questo non può essere casuale. E soprattutto significa che tra queste due anime esiste un legame. Quello che sto suggerendo in poche parole è che esiste una sorta di dolore ancestrale, un dolore animico che deriva proprio da questa separazione, che noi non ricordiamo ovviamente di aver vissuto, però è come se ci fosse una parte in noi, qualcosa più grande di noi, che anche se non lo ricorda, ne ha la nozione, lo percepisce. E pensate che questa sindrome, la sindrome del gemello scomparso, che qualcuno chiama anche giustamente sindrome del gemello superstite, perché poi è chi viene al mondo che la vive, la sperimenta, riguarderebbe una persona su sette, quindi diciamo un 15%. C'è chi sostiene una persona su 10, c'è chi arriva a dire anche uno su due. Io non lo saprei stimare perché non ho un campione così rappresentativo da poter dire quante persone sono. Potrei dire che da quello che ho sperimentato in questi anni di costellazioni, dove sono venuto a contatto con tante persone che vivevano questa situazione, io credo che la stima di uno su sette sia abbastanza corretta. Ma andiamo a parlare adesso di sintomi. Conoscere i sintomi ovviamente è importantissimo, perché solo conoscendoli e poi guardando alla tua vita potrai porti la domanda se ci sono uno o più di questi che corrispondono, che ti trovi a vivere. Partiamo quindi dal primo. Il primo sintomo è un senso ancestrale di solitudine. È molto complesso da spiegare, ma lo potremmo tradurre così. Ti senti solo anche se non sai perché ti senti solo. Anche se sei insieme ad altre persone, ti senti solo. E soprattutto hai la percezione fin da piccolo di essere stato solo. Noi ci sentiamo soli quando percepiamo l'assenza, la mancanza di qualcuno. Ed ecco spiegato il perché di questo senso di solitudine, perché anche se fossi in mezzo a 10.000 persone, continuerebbe comunque a mancarti il tuo fratellino o sorellina che non è mai nato. Il secondo sintomo è l'ansia o il dolore intenso da separazione. Certo, questo potrebbe sembrare che ce l'hanno un po' tutti, no? Chi è che non sta male durante una separazione, quando ad esempio finisce una storia? Diciamo che è normale, è naturale stare male, è naturale elaborare la fine di una storia, però c'è modo e modo di farlo. Quando la fine della storia è accompagnata a delle sensazioni molto intense o che non c'entrano, che sono eccessive rispetto al dolore di una separazione, quindi ad esempio provando un senso molto simile alla morte, avvertendo il senso come se fosse scomparsa l'altra persona o come se stessi per scomparire tu, come se la vita non avesse più senso. Ecco, quando diventa così tanto intensa questo dolore di una separazione, allora ci troviamo all'interno del secondo sintomo. Il terzo sintomo è quello di voler viaggiare continuamente o vivere tantissime esperienze diverse tra loro. Anche questo so che è facile confonderlo con altri atteggiamenti, semplicemente con la passione per il viaggio. Non è che tutti i viaggiatori abbiano per forza necessariamente la sindrome del gemello scomparso. Anche in questo caso tutto dipende dal modo, dipende dal come viaggi, da come vai a cercare nuove esperienze. Quando
Quando questo è fatto in un modo frenetico, quando si fa senza pausa, quando si fa senza mai portare a termine un'esperienza o un viaggio, quindi facendoli in un modo quasi ossessivo, ecco, allora in quel caso probabilmente siamo in questa situazione. Ovviamente non c'è questo sintomo quando viaggi semplicemente per il piacere di viaggiare, ma quando ti trovi a spostarti continuamente o a iniziare continuamente nuove cose in un modo ossessivo, allora siamo assolutamente nella situazione di questo terzo sintomo, e la motivazione inconscia che spinge a fare questo è la ricerca di questa persona. È come se inconsciamente una parte di noi pensasse che da qualche parte nel mondo o in qualche esperienza del mondo finalmente potremo incontrare quell'anima da cui ci siamo separati. Il quarto sintomo, che è molto legato a questo, è la difficoltà a portare a termine le cose, ovvero inizi le cose, quindi riesci a iniziare una nuova attività, un nuovo progetto e così via, ma non riesci a finirle. Oppure una variante potrebbe essere che sì, ce la fai a finirle, ma con grandissima difficoltà. Un esempio potrebbe essere scrivere un libro o scrivere la tesi, che forse è una cosa un po' più comune, perché tantissime persone si trovano a scrivere una tesi all'università, o anche semplicemente quelle tesine che si fanno alle scuole superiori, o elaborare un documento che serve per uno scopo lavorativo, professionale e così via. Inizia a scrivere la tesi, inizia a scrivere la tesina o a lavorare a questo progetto e fila tutto liscio. In 2 mesi scrivi tutto fino alle ultime 10 pagine, ma poi queste ultime 10 pagine, a scrivere quelle ci metti un anno. O in certi casi semplicemente ti fermi e non finisci mai quel lavoro. Che cosa c'è dietro a questo sintomo? Qui c'è proprio un'analogia. Se ci rifletti, quella gravidanza per te è arrivata a termine, ma per il tuo gemello o la tua gemella no. Ecco che allora per analogia si ripropone la stessa situazione. Tu puoi vivere, però non riesci mai a vivere fino in fondo, e quindi questo si rispecchia nella difficoltà o a volte nell'incapacità di finire le cose. A questo può essere associato anche un senso di colpa, che potremmo quasi considerarlo un sintomo a sé. Quindi sentire un grande senso di colpa può accadere proprio per la semplice ragione che sentiamo di essere vivi, e la sensazione quasi come di aver tolto a qualcun altro la possibilità di essere vivi. E tutto questo può essere accompagnato anche dal senso di colpa. Senso di colpa per chi e perché? Ovviamente per il gemello o per la gemella, perché noi stiamo vivendo e lui no. E ecco che questo senso di colpa viene lenito inconsciamente proprio in questo modo. Una parte di noi dice: ok, io ci provo a scrivere il libro, a scrivere la tesi, ma mi sentirei troppo in colpa a portare a termine questa cosa, dato che tu non puoi vivere. E allora che cosa faccio? Mi autoboicotto, faccio fallire questo progetto. Quindi ok, un po' ho vissuto, ci ho provato, ma non mi permetto di portarlo a termine. Andiamo a vedere intanto questa scoperta. Dimmi se è possibile una cosa del genere. Santa pazienza. Altro aereo. Il quinto sintomo è non avere voglia o avere poca voglia di festeggiare il proprio compleanno. Perché questo accade? Perché se il gemello o la gemella fossero nati, ovviamente sarebbe stato il compleanno di tutti e due. Ecco che scatta di nuovo quindi il senso di colpa. Io non voglio festeggiare da solo il mio compleanno perché non me lo merito, perché non sarebbe solo il mio compleanno,
dovrebbe essere il compleanno di tutti e due. E dato che non può esserlo, allora quando arriva quel giorno e tutti sono felici, anch'io dovrei essere felice, invece non ce la faccio, non riesco a sentirmi così. Del sesto sintomo in realtà ti ho già parlato, perché si tratta di quel senso di colpa immotivato, e quello che forse non ti ho detto è che può invadere tantissimi aspetti della vita. Quando ti senti in colpa, quasi a prescindere, quasi indipendentemente da quello che fai o da quello che accade, questo può essere un sintomo della sindrome del gemello scomparso. Il settimo sintomo sono gli attacchi di panico. E anche in questo caso, come per altri sintomi, mi piacerebbe chiarire che non tutte le persone che soffrono di attacchi di panico hanno la sindrome del gemello scomparso. Diciamo che una caratteristica che potrebbe aiutare a riconoscere questo particolare attacco di panico è che si scatena in generale dopo una separazione o in un momento in cui improvvisamente ti rendi conto di essere solo. Questa solitudine, spesso improvvisa, che nella vita può essere legata appunto a una separazione, ma anche semplicemente a una persona che parte, una persona che se ne va, che parte per un viaggio, che prende un aereo, che prende un treno, è come se inconsciamente facesse nascere la paura che questa persona non tornerà o che non la rivedremo, e questo a sua volta risveglia la memoria di questo enorme dolore legato al gemello. Ci sono poi ancora altri sintomi, però per questo primo video, dato che è la prima volta che parliamo di questo argomento, io mi fermerei qua. Mi dispiace di non aver portato con me il libro. Se avessi girato il video a casa l'avrei avuto con me, però oggi, ragazzi, ho colto l'occasione di essere in questo bellissimo parco per parlarvi di questo argomento, però ci terrei a farvi una domanda. Vi piacerebbe un video dove analizziamo un po' più nel dettaglio i sintomi, dato che ce ne sono altri, sono riportati su quel libro, e quindi cogliamo l'occasione anche per parlare del libro, che vi lascerò comunque la copertina qua in sovraimpressione. È il libro proprio di Austermann, di Bettina e Alfred Austermann. Se vi piace questa idea, fatemelo sapere qui sotto con un commento. E prima di finire c'è una domanda che sono abbastanza sicuro che sarà sorta nella mente, ma anche nel cuore di tanti di voi all'ascolto, e cioè: ok, ma tutto questo si può risolvere? E la risposta è sì, e il mezzo per risolverla sono proprio le costellazioni familiari. Su questo abbiamo lavorato tantissimo noi con le costellazioni familiari evolutive, e a questo scopo ti vorrei ricordare che è possibile lavorare direttamente con me, o tramite gli incontri di gruppo o tramite un incontro di tipo individuale. Ti lascerò sia qui sopra che nella descrizione del video tutti i riferimenti e i contatti. Bene, siamo così arrivati ai saluti finali, e avrei quindi le classiche due domande con cui concludo ogni video. La prima l'avevo già fatta, quindi se ti piacerebbe un altro video in cui presentiamo il libro La sindrome del gemello scomparso di Austermann, andiamo a vedere anche quali sono i sintomi, ne parliamo un po' più nel dettaglio. La seconda, che forse è un po' più delicata, però mi piacerebbe molto avere una risposta su questo: se avevi mai sentito parlare di questa sindrome, e soprattutto se ti sei riconosciuto in alcuni di questi sintomi. Fammelo sapere se vuoi e se te la senti qui sotto con un commento. Detto questo, amici e amiche, io sono molto contento di essere qua, sono veramente felice di poter realizzare i video, sono veramente felice e molto grato a tutti voi che li guardate, che quindi
rendete possibile questa bellissima esperienza. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like, potete anche iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella se volete essere informati quando usciranno i prossimi video di spiritualità e di crescita personale. Io sono Elvio e mando a tutti voi un grande, grandissimo abbraccio pieno di spiragli di luce. Thank you.